Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale Into the Van. Come state? Tra un po' sarà Natale. Spero abbiate già visto il video che ho fatto sui 5 regali per un winger. Comunque ve lo lascio qui in alto in descrizione. Di cosa parliamo oggi? Veniamo a noi. Cosa c'è dentro questo borsone? Un foil favoloso, uno dei migliori provati finora. Il North Sonar CF85. Vediamolo un po' nel dettaglio. Ah ragazzi, prima di parlare del foil, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ho tantissime visualizzazioni, ma pochissime iscritte. Datemi una mano. La prima cosa che mi è saltata all'occhio appena ho visto questo foil è la bellezza dell'oggetto. Parliamo di un foil totalmente in carbonio, con delle rifiniture pazzesche. La viteria, ad esempio, è fenomenale. Marchiata vite per vite, sono dettagli che fanno la differenza. Così, appena preso in mano, mi ha dato subito una sensazione di solidità. Noi oggi andremo in acqua con la fronte davanti HA1250. Vengono vendute varie fronte, sia di high aspect sia di medium aspect. Per la HA high aspect abbiamo la 1250 e la 1450, mentre invece le ali medium aspect sono 1500, 1850 e 2002. Garantiscono sicuramente un'ottima partenza anche con pochissimo vento. In acqua, ragazzi, questo foil mi ha dato delle sensazioni di leggerezza, scorrevolezza e agilità che non avevo mai trovato in un'altra ala di queste dimensioni. La costruzione è totalmente in carbonio di alta qualità pre-peg. Ciò garantisce non solo una rigidità, ma anche un peso di soli 3,8 kg totalmente montato. L'albero e la fusoliera sono accoppiati tra di loro tramite un sistema brevettato da North chiamato GeoLock. In sostanza è un sistema di bloccaggio con una geometria conica che rende i due componenti veramente uniti tra di loro e creano una rigidità pazzesca, eliminando qualsiasi tipo di torsione. Noi l'abbiamo provato con l'albero da 85, il CF85. Viene prodotto anche il CF75, più adatto però al surf foil. L'albero è rigidissimo, termina con una piastra che si sposa benissimo su ogni tipo di coperta. Le fusoliere proposte sono di due misure, da 600 e da 700. Noi abbiamo provato la 600, che è molto più reattiva e molto più favorevole al pumping, mentre la 700 rimane leggermente più semplice e più intuitiva, più stabile. La fusoliera è molto rigida, è di un materiale durevole, il carbonio, non ha corrosione e pesa il 50% in meno della lega, ma ha la stessa rigidità. La front che abbiamo provato è la HA1250. Esiste anche poi la 1450, la sorella maggiore. L'HA sta appunto per height aspect. Questa poca corda riduce la resistenza e aumenta moltissimo la fluidità. Infatti è un foil veramente, veramente fluido, molto leggero in acqua. Ha un ottimo pumping, sia per superare i buchi di vento, e se avete la possibilità di andare sulle onde, questo pumping vi aiuterà anche per ritornare sul picco. Il lift è ottimo, veramente una bomba, anche con poco vento si alza dolcemente. Questa front garantisce anche un'ottima bolina e una velocità di punta abbastanza buona. È un foil sicuramente più veloce di altri concorrenti, ma quello che più mi è piaciuto è la rapidità in cui si raggiunge la velocità massima e la sua stabilità.
stabilizzatore è l'S1, leggermente grande. Ha una particolarità: viene montato sopra la fusoliera, quindi abbiamo la front sotto la fusoliera e lo stabilizzatore sopra la fusoliera. Questo permette innanzitutto di limitare il drag, ma soprattutto quando si va in overlift uscirà prima lo stabilizzatore dall'acqua. Ciò significa che manterrà stabile il foil e ci darà il tempo di poter ristabilire l'assetto giusto e recuperare la nostra posizione senza uscire dall'acqua bruscamente. A proposito di dettagli, la Norto non si è sicuramente risparmiata sulla protezione del foil. Infatti, front, stabilizzatore, fusoliera e albero hanno ognuno una protezione dedicata molto ben fatta. In più, tutto ciò va inserito dentro una borsa estremamente comoda, ampia, con numerose tasche per riporre tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Brava Norto, veramente un ottimo packaging. Io sinceramente non so perché questo foil non sia così di moda e di uso qui, almeno nella Liguria dove vivo io. Sinceramente lo trovo un foil favoloso, ben fatto, funziona davvero bene. Boh. Cosa mi è piaciuto di questo foil? La sensazione di leggerezza, di fluidità, la bellezza nelle rifiniture e nell'oggetto. Il pumping, ragazzi, questo foil una volta che sta su non scende mai, è veramente favoloso. La velocità, che è buona, una buona velocità. Diciamo che ha un'ala anteriore che è una via di mezzo tra la maneggevolezza delle medium aspect e la rapidità e la velocità delle high aspect, quindi è un HA non esasperato. Il packaging è spettacolare e la stabilità e la semplicità di utilizzo. Che cosa non mi è piaciuto di questo foil? Non molto. Sicuramente l'ala anteriore, la front, soprattutto la 1250, è risultata essere un po' fragile nei salti. È facile che si possa segnare. Probabilmente questo lo paghiamo proprio perché l'ala è molto sottile per agevolare la velocità. Forse non è proprio un'ala da freestyle. Anche le punte dell'ala sono molto fragili, appena si tocca la pietra si sbeccano immediatamente. Lo stabilizzatore dietro è molto grande, sono convinto che con uno stabilizzatore un po' più piccolo si possa ancora aumentare un po' la velocità. Comunque in linea generale questo per me è il foil migliore mai provato per rapporto qualità-prezzo. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi test. Stay wet, ci vediamo in acqua. Ciao ciao!